Perché questa panchina nel Parco Mantegazza a Varese? Per sensibilizzare sempre di più sul mancato riconoscimento della sindrome fibromialgica, vuole essere un segno visivo. È vero che non risolve il problema della fibromialgia perché la patologia, ahimè, non ha una cura, non ha una soluzione, però può dare la possibilità di dare dignità ai pazienti che ne sono affetti. La malattia in Italia ad oggi non è inserita nel LEA, non ha un codice di esenzione, ribadisco, non ha una terapia, quindi necessita di tanta attenzione, sia da parte delle istituzioni, sia da parte del personale sanitario e anche per quanto riguarda la ricerca. Purtroppo c'è un problema burocratico che è un decreto tariffe che riguarda i LEA del 2017 fermo in conferenza Stato-Regioni, quindi approfitto e faccio un appello anche in questo momento affinché appunto, la conferenza Stato-Regioni potesse sbloccare questo decreto e dare modo al nuovo, con i nuovi LEA, di essere pronto. Però tengo a precisare una cosa, non a tutti verrà data l'esenzione, ma in base ai criteri di severità della malattia e purtroppo non tutte le prestazioni potranno essere elargite dal sistema sanitario. Però un punto di partenza importante che ci riconosce, che comunque ci tutela anche da un punto di vista lavorativo o anche legale, medico-legale, nel caso di inabilità al lavoro che molti pazienti purtroppo subiscono. Ci ricordi brevemente che cos'è la fibromialgia? È una sindrome di sensibilizzazione centrale, cioè ovvero i neurocircuiti, soprattutto quelli preposti alla percezione e trasmissione del dolore, non funzionano correttamente. È come se il nostro cervello dà degli impulsi non corretti a tutto il nostro corpo e quindi non funziona letteralmente nulla. Ecco perché viene anche definita la sindrome dai mille sintomi. C'è il dolore cronico come aspetto predominante, ma anche la stanchezza cronica, le difficoltà cognitive veramente invalidanti, le difficoltà ad avere un sonno ristoratore, ansia e depressione, perché sfiderei chiunque a vivere con un dolore cronico, una situazione così importante di sofferenza, non avere anche queste ripercussioni. Sì, noi abbiamo affrontato la questione sotto due aspetti, quello della solidarietà e quello della sensibilizzazione, per cui il patrocinio che è stato dato, la scelta della panchina, il colore viola, per noi sono un simbolo di solidarietà a chi soffre di questa sindrome, ma anche di sensibilizzazione nei confronti delle altre istituzioni affinché finalmente si diano delle risposte di senso a chi fa delle richieste di questa natura.